Prendiamo l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale, buone feste a tutti, ai dipendenti del comune di Castellamonte. Dicevo appunto, prendiamo l'occasione anche per tracciare un attimo quello che sarà il lavoro dell'amministrazione comunale per il prossimo anno. Mancano Marco Bernardi e Claudio Betaz perché lavorano. E quindi gli auguri ovviamente sono da parte mia, da parte loro, da parte di Claudio e Marco che non ci sono, ma anche da parte di tutta, del resto dell'amministrazione comunale. C'è qui presente Giovanni Maddio, che ringrazio per essere comunque venuto a scambiarsi gli auguri di un buon Natale e di un buon anno con tutti noi. Dicevo che stiamo così, due flash per quello che sarà il lavoro che impegnerà la Giunta per il prossimo anno, quindi l'anno prossimo sarà sicuramente l'anno dove andremo a rafforzare le manutenzioni. Come ho già detto, abbiamo partecipato ad un bando per ottenere tre persone in più da giugno 2019 a giugno 2020, pagati per il 40% dal comune e il 60% dalla regione, e contiamo insomma di avere questo grosso aiuto. Saranno per 25 ore settimanali, 5 ore per 5 giorni settimanali, e questo a mio avviso, a nostro avviso, farà sì che potremo programmare quelle che sono le manutenzioni nella città e anche nelle frazioni che sono state, abbiamo fatto alcuni lavoretti, però insomma dobbiamo potenziare anche questo aspetto. Sarà sicuramente l'anno della sicurezza. Andremo a, come ha già detto Pautasso, andremo a comprare un'applicazione che permetterà di fare tutta una serie di segnalazioni, e nell'intenzione dell'amministrazione c'è anche quella di ricavare un gruzzoletto per potenziare la questione, le telecamere, ecco, la videosorveglianza. Sulle scuole abbiamo mandato via le lettere. Gianluca, non vedo Gianluca, ah, è là. Abbiamo mandato via le lettere per andare a completare, per fare la verifica sismica delle scuole elementari, quindi dovremmo nel giro di 2 o 3 mesi completare questo tipo di progetto che va in qualche modo a cercare di farci andare un po' più in alto nella graduatoria di quel bando al quale abbiamo partecipato da 800.000 euro per la scuola elementare. Ovviamente poi dovremo fare i conti con quanti soldi avremo, però l'intenzione di mettere qualcosa a bilancio per quanto riguarda la progettazione soprattutto di antisismico e CPI, certificati prevenzione incendi, sicuramente c'è. Abbiamo appena inaugurato i giochini che avevano devastato alla scuola materna Musso, li abbiamo riportati con Babbo Natale alla materna Musso, siamo andati anche alla materna Giraudo con il Babbo Natale, e abbiamo comperato dei proiettori che da qua alla fine dell'anno scolastico saranno montati alle scuole elementari, uno per ogni classe, giusto? Installati. Saranno installati uno per ogni classe. Quindi stiamo cercando insomma anche dal punto di vista didattico di dare qualche miglioria. Sarà sicuramente l'anno del rafforzamento delle manutenzioni, come dicevo prima, ma riferito anche alle strade. Abbiamo iniziato a fare qualcosina, abbiamo circa 100.000 euro da spendere per quanto riguarda gli asfalti, e vedremo poi col prossimo bilancio cosa riusciremo a ricavare. Una cosa è certa, che abbiamo fatto degli incontri con SMAT,
dove SMAT dovrà fare degli interventi su alcune strade e su queste strade dovrà poi rifare gli asfalti come vanno fatti, cioè a tutta larghezza. Per quanto riguarda sempre SMAT, credo che da metà gennaio partirà finalmente il lavoro per terminare la vasca di Sant'Anna Boschi e tutti gli allacciamenti, in modo tale che poi anche lì si possa riasfaltare quel pezzo di provinciale, che è vero che provinciale non ci interessa, però a noi interessa il lavoro di SMAT che sia terminato, e soprattutto interessa che non ci siano più tutte quelle buche per le strade. Intanto saluto anche il consigliere Paolo Recco, che è appena arrivato, e lo ringrazio per essere venuto a salutare tutti noi. Continueremo a lavorare sulla cultura, sulla ceramica, quindi ci sarà di nuovo il concorso che quest'anno si chiamava Ceramics in Love. L'anno prossimo non so ancora come si chiamerà, però continuerà questo concorso internazionale. Continueremo a fare le solite cose che riguardano l'Associazione Italiana Città della Ceramica, ma sarà soprattutto l'anno dove andremo a stabilire come poi sarà gestito il museo, perché adesso dovremo firmare l'accordo di programma con la Regione Piemonte, i soldi ci sono, io ieri ho telefonato per fare gli auguri alla dottoressa Casagrande, i soldi, quei 550.000 euro ci sono, finalmente andremo a sistemare definitivamente Palazzo Botton e quindi poi però dovremo decidere come sarà gestito questo museo, perché ovviamente è da lì che si partirà poi per poter fare tutta una serie di programmazioni culturali e turistiche. Sarà l'anno dell'ambiente. Nel 2020, se non si raggiunge il 65% della differenziata, dovremo pagare di più. Quindi sicuramente dovremo fare ogni sforzo affinché noi cittadini e l'azienda che gestisce, in sinergia, riusciamo a raggiungere questi obiettivi. E poi continueremo chiaramente a vigilare sulla discarica. Anche lì sono state fatte, l'azienda che gestisce sta eseguendo dei lavori, sta facendo delle migliorie, e sarà anche però l'anno dove bisogna cominciare ad educare un po' i cittadini, che è collegata all'ambiente. Non è più possibile vedere cani che sporcano. C'era una delibera della vecchia amministrazione, che è ancora in corso, o un'ordinanza, non mi ricordo, però da adesso in avanti bisogna far sì che chi è deputato a vigilare cominci a sanzionare coloro che non rispettano queste regole, gli animali che sporcano, ma anche i cittadini che tirano per terra le carte, perché non è giustificabile e non è una giustificazione dire non ci sono i cestini. Se non c'è il cestino, la carta te la tieni in mano, e finché poi proprio non ci sono cestini, no. I cestini ci sono, non ti possono correre dietro, sicuramente, però se uno si tiene la carta in mano e la butta nel cestino, magari riusciamo a fare tutti più bella figura. Continueremo a lavorare sul sociale. Sul sociale abbiamo fatto un grosso lavoro. Perché abbiamo fatto un grosso lavoro? Perché continuano a esserci, perché le difficoltà delle famiglie e dei cittadini continuano ad aumentare, e quindi Patrizia è molto impegnata da questo punto di vista. Continueremo a fare tutta una serie di manifestazioni. Ecco, vi dico solo che abbiamo tra i lavori Italgas ha iniziato a posare
sarà fatto in tre lotti, a posare la linea che parte da Bottino praticamente e andrà fino a Campo e Muriaglio, passando da in mezzo a Preparetto. Lì c'era una criticità che era dovuta al fatto che Campo e Muriaglio hanno un bombolone di GPL che era legato alla convenzione di Italgas per il centro cittadino. Oggi per il gas, nel prossimo futuro, per il gas sarà come per Enel, saranno differenziati la produzione con la distribuzione, per cui si sta facendo un lavoro che è partito già alcuni anni fa di censimento delle linee, di valutazione delle linee, in modo tale che andranno a essere poi messe a bando. Questa cosa però faceva sì che Campo e Muriaglio sarebbero restate senza gas, che oggi ce l'hanno. A quel punto, assieme ad Italgas, abbiamo fatto un ragionamento e noi, l'amministrazione, ha chiesto l'estensione delle reti per tutta una serie di località che oggi non sono servite, per cui si faranno anche questo tipo di lavori. Poi i lavori sono tanti, io mi fermo qui e davvero faccio un augurio a tutti voi di un buon anno, di un buon Natale sereno, in pace, a voi e a tutte le vostre famiglie, e lo faccio con il desiderio di lavorare e di sognare assieme a tutti voi, di lavorare, quindi di realizzare una città migliore. Grazie, adesso facciamo un brindisi e di nuovo buon Natale a tutti.